Sono qui con Righini della Federcalcio, sono il giro scolastico, grazie del saluto su Sport Small, grazie a voi, portale nazionale dello sport giovanile, artistico e amatoriale, e appunto oggi ci parli un po' di questo mondo con questi due libri che hai scritto. Ma l'idea nasce proprio da un'esigenza, il fatto che tutti i bambini sin da piccoli chiamino la figura di riferimento il cosiddetto mister, è venuta l'idea a me e al collega del settore giovanile scolastico proprio di dare indicazioni sia di tipo psicopedagogico che metodologiche, perché in una fascia importante, quella dei 6-12 anni nello specifico, metà dello sviluppo delicato, gli orientamenti che si danno e quindi i principi morali educativi oltre che quelli tecnico-tattici devono essere da garante poi per la vita sportiva e futura del giovane atleta. Quindi un'idea con proprio un nome, forse non troppo originale, ma mister, voglio giocare a calcio. Il concetto è quello di includere, non escludere, quindi i bambini che giocano devono essere coinvolti nell'attività ludico-motoria sportiva e non essere esclusi perché magari hanno dei deficit o dei limiti di tipo sportivo, di peso, piuttosto che di altro tipo. Insomma. Poi Righini hai scritto anche un altro libro recentemente. Un altro libro sul nuoto, perché con l'università, oltre che appunto essere coinvolto come docente per i corsi, di salvamento e di nuoto, la morte da sommersione degli infanti e bambini piccoli è una cosa da non trascurare. Quindi questo anche qui, si titola Manuale di sopravvivenza acquatica per mamma e papà. Ecco, abbiamo fatto degli studi, delle ricerche anche con delle tesi di laurea che hanno dimostrato che ci sono molte morti da sommersione di neonati e bambini piccoli che cadono accidentalmente in piscina piuttosto che nel mare, sempre vestiti. E quindi l'insegnamento, una metodologia di sopravvivenza che gli dia qualche minuto in più, insegnando proprio con delle tecniche specifiche di girarsi soprattutto sul dorso per riuscire a respirare ancora un po' di tempo e sopravvivere a questa situazione. Okay, ringraziamo Righini, grazie a voi e alla prossima. Grazie.